Beh, un campionato che ti sta regalando così sprazzi di sorprese più che di bel gioco. Il Cesena mette nei guai l'Inter, per quanti i guai dell'Inter siano già conclamati. Per la Champions aspettiamo un lunedì importantissimo con delle partite fondamentali, cominciare da quella appunto della Lazio con il Torino e poi ovviamente Roma-Samp, con la Samp che certo ha interessi anche per l'Europa. Poi c'è un Fiorentina-Milan molto interessante. È un turno particolare perché è a cavallo dell'Europa League e si vede che in effetti le squadre impegnate in Europa non riescono poi a fare così bene in campionato, cioè non sono così attrezzate da un punto di vista dell'organico, ma probabilmente anche da un punto di vista di qualità della rosa per tenere le due competizioni. E la Lazio potrebbe avvantaggiarsi proprio di questa circostanza, avendo soltanto l'impegno settimanale, il campionato a cui pensare. Nel frattempo De Frel si mostra un centravanti serio, forse migliore di tanti altri, meritevole di palcoscenici più importanti del Cesena, con tutto il rispetto per il Cesena. Il Parma regge un tempo contro il Sassuolo, poi la squadra non è che si stia allenando molto, soprattutto ha altri pensieri, ha lasciato campo libero al Sassuolo. E il Napoli cade inopinatamente, terza sconfitta di fila fuori casa dopo Palermo e Torino, perde anche a Verona. Luca Toni 13 gol, e tredicesimo nella classifica dei marcatori di ogni tempo. Probabilmente qualcuno qua a Roma l'aveva dato morto con troppo tempo in anticipo, ma come sapete a Roma non si può giocare in quella posizione da centravanti, visto che quel posto è da tanti anni occupato da un giocatore che è la croce, ma soprattutto la delizia, ovviamente, è la provocazione, questa qui si chiama Francesco Totti, e vediamo appunto se il futuro della Roma ancora deve essere legato a Francesco Totti o no.